Come stai, Rapallo 2000? Guarda, per me, no, per me davvero, no, questo è un grandissimo onore. Ma Questo è un sono una grandissimo onore. ma va, sono una persona normale, Rapa. Posso chiamarti No, no, Rapa che è lunghissimo, Rapallo? certo. No, ascolta, tu, allora, sì, tu sei una persona normale, ma cioè, tu ti rendi conto che sei da 10 anni su YouTube, più o meno. Sì. Tu hai intervistato uno dei miei personaggi YouTube preferiti, che era Giuseppe Simone. Ah, sì. Cioè tu sì, sei una persona normale, ma c'è la gente, te lo dico sinceramente, non ti riconosce il dovuto rispetto che Sì. secondo me altre persone hanno, ma che tu ti meriteresti di più, secondo me, a mio parere, te lo dico Non, no, sinceramente. me lo dicono in tanti questa cosa qua, ma inizio a percepire che sia così, dato che me l'hanno detto almeno tantissime persone, quindi credo sia così, cioè non credo, non lo so. Mi sembra sia vero. Poi, ma Assolutamente. non è, la colpa è delle persone che non lo so. Sì, Nello, anche se però boh, sì, boh, non lo so, dipende, non lo so, cioè è che c'è tanto, diciamo così, accomunamento tra gli streamer, quindi si elogia solo chi ha i numeri o chi fa delle cose. Quindi ti piace Giuseppe Simone? Cioè nel senso sì, oltre a lui mi piaceva molto anche gli altri personaggi di un tempo, diciamo, che questi moderni, non è che... Fammi qualche nome perché io non conosco tutto su YouTube. Ma ce ne sono un sacco, c'era Matteo Montesi, Ah, c'era... Matteo Montesi, sì, non l'ho mai visto, ma so chi è, l'avevo visto poi un video. sorella Toniseno, Ah, questo mamma l'ho mia. sentito, ma non l'ho mai visto. Penso erano Questo. tutte le tipi di Cristiano. No, Mamma mia. io non. Non so, non lo so, comunque io sono una persona normale che fa le dirette, cioè cambia solo quello, cioè non c'è differenza. Comunque, quella signora lì che si è interrotta, ma che cazzo voleva quella No, signora ma ti lì? spiego, io infatti ho sbroccato perché mi aveva preso di mira, mentre io ero in coda, lei a 5 persone di distanza mi puntava, solamente perché mi scendeva la mascherina sotto il naso, ma ero distante da tutti, cioè ero distante anche dall'ultimo, avevo dato più di 1 metro, no? Però lei era infastidita e mi guardava da lontano, poi parlava con le altre persone, mi indicava come per dire, guarda quel ragazzo lì ha la mascherina un po' sotto, mica, che sarà mai, ero distante da tutti, no? Io non sono uno che non la porta, io la porto sempre quando sono fuori rispetto alle regole. Poi quando sono uscito, ero lontano, o ero già uscito, ero lontano da lei, e lei, mette la mascherina, cioè, quella ha sbroccato, cioè, mi ha fatto sbroccare, cioè. E poi a me, non so se l'hai sentita, ah, ma a me non me ne frega niente, anche a me non me ne frega, cioè, sono lontano da te, ti sto rispettando, fossimo vicini avrebbe avuto ragione, ma in quel caso no. Ah, Tony, ho messaggiato. Comunque no, ci sta, dai, cioè, nel senso che, so, ma sai dove è il problema, Rapallo? Che io non dico niente a nessuno, cioè io vedo la gente senza mascherine, ma non vado a dire metti la mascherina, perché, ma non perché faccio l'italiano omertoso, è perché non sono io che devo dire agli altri cosa fare, capisci? Cioè, no, ma ti spiego, Rapallo, questa è gente che dice di mettere la mascherina e poi magari in casa c'ha lo zio pedofilo, lo sanno e non dicono nulla, capisci? È così, io lo so perché queste persone sono così, fanno la morale agli altri e poi sono torbidi dentro, cioè. È così, è un classico. Ormai ho imparato con le persone che funziona così. È un classico. Poi, ripeto, dimmi, dimmi. Cioè, vogliono limitare la libertà di pensiero, quelle persone, vogliono limitarla. Ma guarda, io ti ho detto, la circostanza ci stava se io fossi stato vicino a lei. Ma dato che ero lontano a più di 2 metri, cosa cazzo rompeva? Cioè, capisci? Cioè, sono a 2 metri di distanza da te, non mi puoi dire mettiti la mascherina se fossi vicino, cioè, capisci? Però, boh, insomma, diciamo che mi ha fatto sbroccare, boh, perché mica, ero già, poi ero già in coda, ero già entrato dentro la posta, non è che ero felice, non vedevo l'ora di andarmene a casa, abito anche da lì 20 minuti, no, cioè, non mi dica, ma poi mi ha preso di mira, una cosa, mi ha preso di mira, assurdo, cioè, però vabbè, capita, dai, c'è anche sta roba. Perché Comunque. lo vogliono bloccare? Perché loro non sopportano le nuove cose, capito? Come le live IRL, queste persone non le Sì, odiano, non le sopportano. ma poi non è solo quello, ma sai quanta gente in IRL incontro sbroccata? Cioè sono in selfie mode e mi aggrediscono, che stai facendo? Ma sono in selfie mode, perché una persona deve pensare di essere ripresa? Che poi, Infatti.
Sai cos'è? La gente pazza si nasconde dietro alla privacy, cioè si nascondono dietro al fattore del ah, non voglio essere ripreso, ripresa. No, Matteo, ce l'ho la chat, sto parlando al telefono, Matteo, non è che non ha, cioè. E quindi con la scusa di essere ripresa, ah, la privacy, Io prima di fare le dirette, i video, non mi sono mai fatto nessun problema se mi riprendevano, perché ho la coscienza pulita, cioè, capisci? Esatto. Cioè, a me se mi riprendono chiunque, qualsiasi cosa io stia facendo, non c'è nessun problema, ma non oggi, Rapallo, non oggi, da prima, Cioè, massaggio con happy ending è arrivato, non lo vedevo da un po'. Quindi io lo trovo, cioè, io ripeto, dietro al fattore della privacy ci sta. Però non ci si può nascondere sempre al ah, io non voglio essere. Poi gente che impazzisce, ah, se mi hai ripreso ti ammazzo. Ma che stai dicendo? Cioè, la gente è tutta pazza. Poi sai qual è la cosa? Poi hanno Instagram, Facebook, Tinder, no? Sono sui peggio. Hanno Camp4, sono sui peggio siti, minchia. Però vabbè, ci sta. Esattamente, come l'ipocrisia pura, Sì, ma ipocrisia pura. io infatti, guarda, io non dico di essere lindo, nel senso che anch'io posso essere ipocrita alcune volte. Però è molto difficile, se non lo faccio apposta è difficile che io sia ipocrita, perché, cioè, per me tutti devono avere la stessa libertà di poter fare, cioè, tutto lì. Ah, lo sfarfallamento perché non c'è luce, Matteo, perché non c'è abbastanza luce c'è lo sfarfallamento, perché non c'è abbastanza luce. E poi perché la telecamera non è buona, sicuramente se metto il green screen qua poi va bene. Io sono Peppe, non stai scrivendo niente, io sono Peppe. Tu che mi dici, Rapallo, tu sei pronto a questa quarantena? Magari da te c'è già, magari, non lo so. Ma io ti dico che io sono un po', cioè non sono sedimentario, Sì. Io ma sì. sono un po' entrambi, diciamo. A volte Ah. Io sono molto sedimentario, sono a volte di sono. una pigrizia, guarda, non voglio dire, ma se avessi, non fossi pigro sarei già famoso, sicuro. Solo che purtroppo, boh. Sono pigro, ho dei video, cioè ho video girati in tutto il mondo, cose epiche, avvenimenti, cioè, Appunto. però non lo faccio perché sono pigro e scemo, ovviamente. Tu hai già una storia straordinaria di 10 lunghissimi anni, ma Ma anche di più. la gente non lo sa, non diciamolo troppo, perché tanto la gente non lo sa perché all'epoca era un'altra epoca, cioè YouTube 2008 è un'altra storia. Cioè, cazzo, hai ragione, però 2008, 2020, 12 anni, minchia, basta. Pensa a te. E sono sempre un fallito, pensa un po', è grave questa cosa, eh? Questa cosa Ma questo è grave. perché essendo che tu hai sempre detto la verità e Ma non la ti gente. sei nascosto dietro delle maschere, La fa gente non subito piace però la sembrare molto verità, ipocrita. Esattamente, eh. La gente la non piace. verità viene sempre sminuita da tutti, per Lo questo so. chi dice la verità rimane sempre Indietro, lo all'ultimo so, stato. lo so. Infatti dovrei smetterla. Molti mi dicono. Guarda, quando avevo un agente mi diceva Fabio, se smetti di dire cose sincere, magari ce la puoi fare. Cioè, però mi fa finché tu parli così mi fa non andare da nessuna parte. E c'aveva ragione, però. Quindi non è che avesse torto. Però dai, diciamo che adesso sto. Più che dire le bugie, sai cosa faccio? Ometto direttamente. Ometto, così non dico neanche la bugia. Ometto. Non dico così, boh. Poi ogni tanto mi scappa perché per quanto possa fare il personaggio, alla fine sono così, capisci? Sì, Quindi non è c'è niente da per questo. fare. Comunque, mi ha fatto piacere parlare con te, dai. Mi piace Sì, anche sentire la voce di una persona che leggo. è Cioè, è stato più un primo bello. incontro, magari ce ne saranno altri, Sì, ha ragione, ha scritto un messaggio in chat. Ha scritto: sei più tu su YouTube che molti di quelli che ti haterano, sai, gli haters. Eh sì, perché ovviamente la gente non lo sa, sì. È così, è così. Adesso gioco a Fortnite, raga, ti leggo, Kudo. Invece, no, tu se vuoi raccontarmi qualcosa, non so, di divertente, adesso non so chi segui, cosa guardi, cosa ti capita di fare, se sei felice, non so, cosa ti piace mangiare. Dimmi, dimmi. Non ho ben capito la domanda. Ah, non so, Comunque, se vuoi dimmi di te, so, il tuo cibo preferito, se mangi, cosa ti piace, che ne so. ti dico solo che una cosa che mi piace molto sarebbe addentrarmi nel mondo giornalistico. Infatti, ti ricordi, io Ma. t'avevo chiesto, cioè non t'avevo chiesto scherzando, t'avevo chiesto seriamente, Sì. t'avevo chiesto un'intervista, Ah, sì. però ovviamente so benissimo che insomma, hai il tuo da fare, non ti voglio disturbare. Ma no, Poi ma io dai. sono più per il dal vivo, diciamo, Sì, ho perché capito. io preferisco fare le cose dal vivo. Infatti, quello che mi piace a me, oltre al fatto anche a me giocare a Fortnite, tu vari videogiochi e tutto,
io vado in giro e raccolgo delle interviste Sì. di persone, perché appunto vorrei andare nell'albo giornalistico, Ma diciamo. ti devi laureare però per andare nell'albo. Assolutamente. Sei Infatti adesso laureato sì. in giornalismo? Nella vita, ora so che questo non mi dà da mangiare l'albo giornalistico, ma No, lo lo so. prendo come secondo lavoro. Cioè, Però ti serve la laurea magistrale, quella di 5 anni. lo so. Non so, magari sei già a un buon punto, non lo so, non voglio farmi i fatti tuoi. Hai già iniziato? Diciamo che adesso sto per andare a Terre Pace, che lo so, non è, non sai chissà cosa, ma ci Non sto so cosa sia, provando. Terra e Pace. Telepace è una piccola trasmissione dove prendono persone per fare, diciamo, esperienza. Sì, 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 Perché? sì. Sì, no, ma Comunque, sì. perché io ho 16 anni, non ne ho, cioè non ne ho chissà che, capito? Perché Quindi. hai la voce profondissima, sembri un uomo grande. Lo so, ma io ho solo 16 anni, per questo ancora sono. Mamma mia, allora puoi laurearti, aspettala, prima prendi il diploma e poi Esattamente. prendi. Prima passa Esattamente. dal diploma, una volta che prendi il diploma la laurea viene facile, cioè insomma, i miei amici giornalisti hanno studiato, c'è da studiare, però insomma, 5 anni passano, Però io ti spiego, eh. lo Dimmi. faccio anche come vendetta personale questa cosa del giornalismo. Ah, perché hai ricevuto tanti soprusi e vuoi usarlo come pretesto per far vedere che esistono le cose torbide? No, no, c'è una cosa ancora più intensa, devi sapere che io adesso non farò nomi perché è Sì, la tua no, trasmissione, io la rispetto. no. Cioè, su questa piattaforma, sulla piattaforma dove streami te Sì? e lui, vabbè, insomma, c'è una persona che veramente si finge e mi ha discriminato semplicemente per dei pensieri che io gli ho fatto non bannabili, Sì. mi ha completamente censurato e diffamato dicendo che mia nonna era morta, ma che in realtà mia nonna è viva, cioè sparando cazzate sul mio conto, sulla mia famiglia, cioè veramente. Attenzione, quella è una diffamazione aggravata. Se lo denunci, gli porti via un sacco di soldi. Se non un Sì. sacco, pochi, Attenzione, non puoi dire che una persona sia morta, è gravissimo. Esattamente, esattamente. Ma neanche ledere il decoro di una persona, non puoi dire che quella persona è così o colà, non si può, Infatti questo l'ha rimosso subito, quell'infame, l'ha rimosso Non è subito. importante se tu l'hai salvato o se sai che più di tre Sì. persone ne sono a conoscenza, anche se lo cancella, è retroattiva la denuncia, Ma eh? Non ti preoccupare. io me ne frego, perché lui, questa persona, si finge di essere un reporter, è una persona pazza questo, Ah non no, è un io me ne reporter. frego delle persone, se si fingono, io li denuncio tutti, non me ne frega niente. No, no, ma quello sì, è giusto, ma. Cioè io fossi stato in te l'avrei denunciato, cioè frego no, col cazzo me ne frego. Se uno lede e dice che mia nonna è morta, mica, ma cazzo ti faccio arrivare una querela con risarcimento che piangi tutto il giorno. Però Vabbè, ma no. diciamo solo che adesso lui, visto che si finge, io adesso divento davvero, così questo se cioè, rosicherà tantissimo, capito? Non scopo farlo rosicare perché cioè veramente me Guarda che la deve. Da una parte questa la cosa. gente non rosica. Cioè, se la gente è pazza non rosica. Guarda, anche in chat dicono che non hai. Non pensano che hai 16 anni. Ti giuro, non sembra, cioè. Ah, Carman fa lo snitch. Lo so che Carman fa lo snitch, lo so. Comunque, a parte questo, niente. Quindi, scuola, cosa stai facendo adesso? Che scuola fai? Adesso faccio uno scientifico, scienze applicate, Ah, sono in quarta. eh sì, in quarta. Sì, in quarta, devo andare in quinta. È impossibile, la quinta si fa quando hai 18 anni. No, no, io ricompio, avevo iniziato la prima elementare a 5 anni. Di Ok. conseguenza, io poi parte sono dicembre, ok, quindi sono di dicembre. Quest'anno compio 17 anni a dicembre e quindi è così. Ma non sei mai stato bocciato, quindi. No, non sono mai stato bocciato, mai stato bocciato. Strano, perché di solito uno il diploma lo prende quando ha 18 e poi va a 19 all'università. Di Ma ora solito sono in quarta, ora sono in quarta. no. Ah, boh, ok, sì, ci sta, ci sta. Comunque, Rapallo, è stato un piacerone, dai. Dico solo che se mai capitasse il giorno, io ti dico, sono Rapallo 2000. Sì. Spero che ti ricorderai. Sì, no, mi ricordo, quando ti ho letto mi sono ricordato. Sì, nel senso, se un giorno verrò a Torino, perché
Sì, scrivimi. Se mi scrivi su Instagram, sì, ti. scrivo e ci organizziamo per un'eventuale intervista se vorrai farlo, ovviamente. Ma io non ti offendere, ti dico già no adesso perché non mi faccio intervistare da nessuno, cioè senza offesa, nel senso No, che no, no, va benissimo. Allora non è. facciamo. No, 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 ma a parte che sarà una cosa futuristica, diciamo, Sì, futuristica. io sono Peppe, ho letto. No, leggevo la chat. Diciamo solo che io se magari capiterà, io ti ripagherò con una pubblicità. Se un giorno capiterà, non si sa cosa accadrà, Perché capito? no? Magari, perché no? Non c'è Se un giorno problema, no? capiterà, te dovrai ricevere il merito che in questi 10-12 anni non ti ha mai dato nessuno. Te lo Ma garantisco, sì, se ma accadrà. tanto. Se accadrà, guarda, io spero che prima tu sia felice tu e riesci nel tuo. Poi se ti ricorderai bene, ma non ti preoccupare, tanto cioè, non è un problema. Cioè. Però, dai, mi ha fatto molto piacere, Rapallo. Allora, per adesso gioco a Fortnite. Se vuoi venire, faccio una mezz'oretta, un'oretta. Vedo perché comunque domani ci sono sempre le video lezioni, devo vedere. Sì, ok, va bene. Però venerdì, domani potrei, se Sì, vuoi. senza impianto Prego, sono sempre qui. Grazie Rapallo, ci sentiamo. grazie, grazie mille a Ah, te, è stato un piacere, grazie grazie mille a te. Buona serata allora, buonanotte allora. mille a te. Buona serata, buona live. Grazie anche Ciao. a te, ciao ciao. No, sento ancora l'audio, è un miracolo. Ciao Ernesto.